Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori, bentrovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. Oggi sono tutti a Verona, a Vinitaly, ci siamo anche noi, anzi purtroppo c'è solo il nostro Simone Gai, a cui va subito la linea. Simone. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti i telespettatori del TG60, noi ci troviamo in diretta da Verona Fiere per il Vinitaly 2022, gran ritorno dal vivo di questa manifestazione, una manifestazione che appunto a causa pandemia si è fermata per 2 anni e che torna finalmente in presenza, quindi anche per i tanti produttori di vino basta con le degustazioni a distanza che hanno fatto un po' da padrone in questo periodo, si ritorna finalmente a degustare dal vivo. Con me Gino Fuso Carmignani, inviato speciale per TQL nelle prossime settimane, vedrete quello che stiamo combinando in quel di Verona. Siamo arrivati prestissimo, già dalle 10 i padiglioni sono stati presi d'assalto per una di quelle eccellenze, il vino che fa il nome del nostro paese, e in questo caso della nostra regione, delle spalle, il vino che in persone ha avuto da agricoltori. Che partecipo, questa è stata una grande emozione, e arrivare qui dopo 2 anni che non si vedeva nessuno per le vie, praticamente trovare questa tantissima gente e soprattutto tantissimi giovani, veramente tantissimi giovani. Questa è una cosa che viene, insomma, che il vino ha un futuro, i giovani vanno da fare. Tanti produttori toscani nel padiglione, tante eccellenze all'insegna della tradizione toscana. Tanti importanti importatori nostri, perché la Toscana ha un grande mercato all'estero. Molti anche i discendenti, i produttori istriesi qui presenti al Vinitaly, qua vi racconteremo tutti nei prossimi giorni con servizi dettagliati. Tanto Maurizio, ti restituisco la linea e ti garantisco che fino ad ora siamo stati molto molto bravi. L'abbiamo eccetto. Bene, vedo bene anche Gino Fuso con la telecamera in mano, magari ha fatto lui qualche ripresa, vedremo poi quando torneranno i nostri inviati, qualche problema di audio, ci perdonerete, poi dopo con il materiale che riporteranno da Verona sicuramente andrà tutto bene o meglio. I titoli delle principali notizie di questa mattina. È stato restaurato il campanile di Tobbiana, frazione del comune di Montale, l'intervento era conservativo, la struttura risalente alla metà del 500 è rimasta sostanzialmente come era in origine. Nell'ambito di un progetto didattico che ha come tema la corretta informazione, gli alunni di una quinta classe della Galilei di Pisa hanno visitato gli studi di TVL, numerose interessanti le loro domande. La Giorgio Tesi Group ha chiuso la prima fase del campionato con una netta vittoria contro Mantova. Da sabato partirà la fase a orologio. I biancorossi saranno impegnati con Scafati e Verona in trasferta e con Ferrara e chiusi in casa. Lo avete sentito dai titoli, è stato completato il restauro del campanile nella chiesa di San Michele Arcangelo a Tobbiana, una frazione del comune di Montale. Restaurato il campanile della chiesa di San Michele Arcangelo a Tobbiana. La torre campanaria, risalente alla metà del Cinquecento, è rimasta sostanzialmente come era in origine, senza aver subito grosse modifiche nell'arco dei secoli. L'intervento, seguito dall'architetto Gianluca Giovannelli, è consistito in un restauro conservativo, con il consolidamento della struttura muraria, della copertura della cella campanaria e con il risanamento del paramento lapideo che presentava uno stato di degrado molto avanzato. L'intervento è stato fatto per conto della parrocchia di San Michele Arcangelo, la parrocchia è stata la promotrice dell'intervento e tra l'altro l'intervento ha avuto un po' di vicissitudini all'inizio perché essendo una parrocchia molto piccola le risorse ovviamente erano da reperire e fortunatamente abbiamo reperito le risorse da parte della Fondazione Castel Risparmio
che è sempre vicina appunto al patrimonio culturale locale, e da parte della CEI. Con questi contributi, a cui si è aggiunta anche una quota degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune di Montale, siamo riusciti a sostenere diciamo, il 90% dei costi e il diciamo, 10% residuale ovviamente rimarrà a carico della parrocchia e quindi dei contributi che derivano dalla parrocchia stessa. Diciamo un intervento su un bene culturale che ha consentito appunto di recuperare questa torre campanaria che è molto bella e si presenta dopo l'intervento di restauro molto bene nella campagna inserita in questo complesso formato dalla compagnia, dalla canonica, dalla chiesa e quindi è un insieme di notevole pregio. La fondazione è molto attenta al recupero dei beni culturali sul territorio e quindi era già intervenuta in passato in uno di queste unità immobiliari. Ora l'intervento di oggi, l'inaugurazione di oggi riguarda appunto la torre campanaria, che è il secondo intervento importante che abbiamo finanziato in questo luogo. Don Cristoforo, parroco di Tobbiana, durante l'inaugurazione ha ringraziato, oltre alla CEI, la Fondazione Caripit e l'amministrazione comunale di Montale, anche i parrocchiani che con le loro offerte hanno contribuito alle spese per il restauro. Nel paese dei mille campanili, questo è il mio. Sembra ancora lontano, ma stiamo andando verso la festa di San Jacopo, le feste jacopee, poi insomma il periodo Pistoia creerà diverse iniziative, sta creando diverse iniziative. Una mostra è stata prorogata, se non sbaglio. Comunque vediamo che cosa ci dice in questo servizio la nostra Gina Nesti. Nella sala Gatteschi della Biblioteca Forteguariana si svolge la seconda edizione della mostra Guardate dunque se in Pistoia vi era gente, la città e le feste jacopee, curata da Ginevra Ballati e Jacopo Cassigoli. Si tratta di un progetto e voglio ringraziare anche il comitato scientifico di Pistoia Jacopeo composto dalla professoressa Elena Vannucchi, Don Ugo Feraci e il professor Millemaci che hanno apprezzato e sposato tutti quei progetti che sono arrivati, in particolare questo che nel prolungamento di Pistoia Jacopeo 2021-2022 fino al 25 luglio del 2022 propone una diffusione del culto di San Jacopo e di tutti i tesori di San Jacopo da parte delle biblioteche comunali, la biblioteca fabroniana e l'archivio di Stato. Quindi una collaborazione in rete, quindi con appuntamenti importanti sulla nostra storia, le nostre tradizioni e tutto quello che il culto di San Jacopo e il pellegrinaggio ha rappresentato dal Medioevo a oggi. Quindi vengono messe in luce per cittadini e turisti le grandi opere custodite nelle nostre biblioteche. È una mostra divisa in quattro sezioni che appunto esaminano il culto e i festeggiamenti che si facevano per il patrono pistoiese a Pistoia. Quindi prima sezione dedicata agli studi dedicati appunto all'argomento fin dall'Ottocento e praticamente fino ai giorni nostri. Una seconda sezione che si occupa proprio di andare a ricostruire quelli che erano i programmi della festa. Si parte da documenti che risalgono al 600, quindi attraverso anche diari, memorie, documenti manoscritti si va a ricostruire proprio nel dettaglio, punto per punto, il 24 e 25 luglio a Pistoia. Terza sezione, è una sezione più divulgativa, quindi sono le guide turistiche che dovevano andare a spiegare a un eventuale visitatore che cosa poteva trovare a Pistoia, quindi si dilungano anche su Altare Argenteo, quindi elementi legati al culto jacopeo. Quarta sezione, sono praticamente tutte le manifestazioni equestri, quindi le gare con i cavalli che venivano fatte sin dal Medioevo di fatto, perché il Palio dei Barberi è una manifestazione medievale che poi si è evoluta e è terminata nel 1858. Piatti, brocche, oggetti finemente decorati. Quanto hanno proposto i ragazzi della Fondazione Maria Assunta in Cielo di Pistoia, la Fondazione Mike, in occasione dell'ultima edizione del mercatino primaverile ospitato presso il polo culturale Puccini Gatteschi.
L'evento è stata occasione per chi lo ha visitato di ammirare i prodotti in ceramica realizzati nei laboratori della Fondazione Mike e dai ragazzi che quotidianamente li frequentano. La prossima edizione del Mercatino è prevista nel periodo delle feste natalizie. Bravi veramente i ragazzi a fare queste vere e proprie opere d'arte. Una classe elementare ha visitato stamani gli studi della nostra televisione. Vediamo. Nell'ambito di un progetto didattico nel settore dell'informazione, visita negli studi di TVL da parte degli studenti della classe quinta C della scuola primaria Galileo Galilei. Grande interesse e curiosità dei ragazzi che hanno visitato gli studi ed hanno posto domande e quesiti sulla raccolta e divulgazione delle notizie, sull'importanza delle fonti, sulla costruzione del telegiornale e la creazione del palinsesto televisivo, improvvisandosi anche giornalisti in erba pronti a lanciare servizi ed intervistare i propri compagni. Benvenuti al TG60 di TVL, diamo la linea a Valentina per le notizie sportive. Buongiorno telespettatori, sono Valentina, sto intervistando Jacopo che a Pasqua farà il torneo con le afuane. Allora, Jacopo, sei eccitato? Sì, sono eccitato anche per conoscere squadre di diverse nazioni e di tutta Europa. Buongiorno dal TVL e oggi apriamo il collegamento con Dora. Buongiorno, come state vivendo questa esperienza al TVL? Molto bene, grazie. Molto bene, grazie. Per rendersi conto di quanto possa essere difficoltoso trovarsi improvvisamente davanti ad una telecamera. Le parole ti vengono difficili da uscire, cioè ti senti tutto osservato. Ecco, Dora, per te com'è stato? È stato molto bello, soltanto che i miei collaboratori qui erano di poche parole. Un momento istruttivo e di socializzazione per questi bambini da 2 anni troppo penalizzati dalla pandemia. Sono stati anche molto molto bravi, complimenti. Un'occhiata a proposito di pandemia ai numeri di oggi del bollettino odierno che risente inevitabilmente del fatto che nel weekend è solitamente si fanno molti meno test, i nuovi positivi sono 2.000 in meno del giorno precedente, ma anche i test sono ben 14.000 in meno. I ricoveri in isolamento tornano a salire, più 14, 840 in regione in totale, i malati in terapia intensiva sono stabili rispetto a ieri, 41. In provincia di Pistoia calano i contagi, ma il discorso vale anche per Pistoia sui test effettuati, 159 in meno rispetto a ieri, purtroppo segnalati nella sola provincia di Pistoia 3 decessi. Un po' di sport, parliamo di basket, ieri la Giorgio Tesi Group ha battuto agevolmente Mantova e ora si appresta a giocare la seconda fase, che è quella cosiddetta fase a orologio, da sabato. Si chiude il campionato nel migliore dei modi per la Giorgio Tesi Group, che nell'incontro casalingo della 26esima giornata supera di slancio lo Staff Mantova e si assicura matematicamente almeno la terza posizione in vista dei playoff. Adesso le 4 gare della fase d'orologio, che vedranno i biancorossi impegnati sabato in trasferta a Scafati, prima classificata del girone rosso, mercoledì 20 in casa contro Ferrara, domenica 24 a Verona contro gli scaligeri dell'ex coach Alessandro Ramagli, per chiudere domenica 1 maggio al Pala Carrara nel derby contro Chiusi. La partita contro gli Sting ha detto che Pistoia può essere davvero la mina vagante di questi playoff, a patto che gli interpreti giochino di squadra come è accaduto domenica, quando tutti hanno svolto il loro compito con la ciliegina sulla torta del rientro di Jazz Johnson. L'americano nel primo tempo è apparso nervoso e certamente gravato dalle responsabilità che gli sono piovute dopo il reintegro in rosa, ma nel terzo quarto è esploso con 5 su 5 da 3 in nemmeno 8 minuti e 17 punti realizzati in un periodo, chiudendo di fatto la contesa. All'inizio avevo un po' di farfalle, diciamo, un po' di nervosismo, ma una volta che il primo tiro è entrato è andato tutto a posto. Quanto è stata l'emozione, quanto è la pressione che hai sentito? E stanotte hai dormito bene? Sì, ho dormito abbastanza bene, ma è anche vero che sogno le partite anche prima,
e forse per questo ho iniziato un po' piano, però ormai quella è acqua passata e non vedo l'ora che iniziano le altre partite. La squadra è migliorata tantissimo in questi 4 mesi, i giovani oggi hanno giocato benissimo e io poi devo, praticamente sarò tipo un valore aggiunto a questo, e questo anche oggi ci ha permesso di segnare i 96 punti. Vero che Mantova è arrivata in Toscana senza stranieri, ma i biancorossi sono apparsi estremamente concentrati, con un Risma in grande spolvero, 21 punti con 6 su 6 dal campo e 4 su 4 ai liberi, e la miglior prestazione al tiro di Angelo Del Chiaro, che ha chiuso con 18 punti, 6 su 8 dal campo. Appuntamento quindi sabato con la gara a Scafati, in programma per le ore 18, con la capienza tornata al 100% nei palazzetti. Ieri c'è stato anche un altro avvenimento cestistico importante per la nostra zona, il derby numero 2 di Serie C Gold, al di là della categoria, due squadre di Montecatini, ha vinto chi aveva perso il derby numero 1, cioè gli Herons e Montecatini, che hanno battuto la Gema e quindi hanno terminato al primo posto la regular season, anche se manca una sola giornata ancora a terminare il calendario, però è già sicura, gli Herons sono già sicuri del primo posto, la Gema già sicura del secondo. Probabilmente, speriamo noi, ritroveremo queste due squadre faccia a faccia nei playoff, però c'è da superare alcuni turni. A proposito di questa partita, fra pochissimo, fra poco, le 14:40 circa, ci sarà la replica. Per chi non l'avesse vista, c'erano oltre 1500 persone al Palaterme. Poi TIC va a seguire, Amapola, due settimanali di TVL, poi alle 19 torniamo noi. Per quanto ci riguarda è tutto, grazie per la cortese attenzione.